Bentornati a un nuovo appuntamento dedicato alle elezioni amministrative 2022 per il Comune di Verona. Ospite in studio oggi con noi Marco Padovani, assessore di Fratelli d'Italia. Benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a voi. Allora, una passione politica che nasce quando era giovanissimo per la folgorazione per un personaggio storico importante, Giorgio Almirante. Sì, assolutamente, nasce da molto lontano, dice bene, perché nasce proprio per questo ammirazione che avevo nei confronti di un uomo politico che era Giorgio Almirante. E ovviamente era una situazione che vivevo in famiglia, perché anche la mia famiglia storicamente, insomma, aveva questo modo di vedere le cose, come le spiegava Giorgio Almirante nei propri comizi con grande signorilità. Quindi il mio modo di fare politica e la passione per la politica, devo dire che senza dubbio nasce grazie a lui. Cosa le colpiva dei vari aspetti che poteva avere un leader politico come Almirante? Cos'è che l'affascinava di più? Ma di Giorgio Almirante sicuramente mi affascinava il suo modo di essere signore, di fare politica con signorilità, di non attaccare mai l'avversario, di cercare di produrre le proprie idee in maniera molto nobile. Questa è stata la sensazione che ho avuto fin dall'inizio. Non so se riesco, se sono mai riuscito a imitarlo. Cerco di fare del mio meglio, perché comunque resta per me una traccia importante della mia vita politica. Il suo punto di riferimento. Lei si è avvicinato, ci arriveremo, alla politica diretta un po' più in là nel tempo. Non tutti sanno che lei ha fatto l'istituto d'arte. In famiglia c'è una grande passione per la pittura e insomma anche lei si è avvicinato a questa disciplina con merito anche, no? Poi magari interrotta a un certo punto per altre questioni. Sì, direi di sì. La mia famiglia, per tradizione anche in questo caso, sia la nonna che molti zii, mio padre poi principalmente, sono dei pittori, hanno sempre dipinto, e quindi è stato un mondo che ho vissuto fin da ragazzino con gli amici pittori della scuola veronese d'arte, fin da ragazzo, e quindi questa cosa mi ha affascinato moltissimo, tanto è vero che c'è stata, come diceva lei, questa mia iscrizione all'Istituto d'Arte, l'allora Napoleone Nani, che mi ha permesso di vivere un mondo bellissimo, che ancora ad oggi, quando qualche ho spazio, qualche di tempo, insomma, riesco a vedere le mostre belle che ci sono a Verona, non solo nel nord Italia, un po' in tutta Italia, insomma, quando posso vado a vedere una bella mostra. Cioè, mi rasserena. Ce n'è una in particolare che si ricorda, che ha visto? Ho visto moltissime mostre, da Van Gogh a Gauguin. Io sono uno che ama molto gli impressionisti e anche gli espressionisti, ma l'impressionismo per me è veramente un movimento che è stato determinante per la pittura internazionale. E poi ha provato tanti sport, addirittura è riuscito a concludere una maratona di New York. Ho provato tanti sport in maniera pessima, perché sono stato un pessimo calciatore, un pessimo ciclista, un pessimo podista, però ho portato a casa nel 1999, insomma, l'unica maratona che ho fatto nella mia vita, a New York, con un tempo che comunque io devo dire, insomma, mi ha soddisfatto, 4 ore e 29. Insomma, lo tengo nel cuore questo tempo della maratona di New York. Non è da tutti raggiungere questo risultato. Veniamo invece alla politica. Lei si è affacciato inizialmente anche alla circoscrizione, in particolare la circoscrizione quarta, da cui lei proviene, insomma, con la sua famiglia, giusto? Sì, io praticamente ho fatto tutto il percorso politico che potevo fare, nel senso che sono partito negli anni 80 dal punto di vista amministrativo come commissario allora del Movimento Sociale Italiano, poi sono passato, c'è stato questo passaggio in Alleanza Nazionale dove ho fatto il consigliere di circoscrizione, via via poi mi sono candidato in consiglio comunale, sono riuscito a fare l'assessore nel mio primo mandato, una pausa dovuta e di riflessione qualche anno fa, per poi riprendere, insomma, le sorti della città con la candidatura di Federico Sborin a sindaco. Tra l'altro, un caso più unico che raro, lei riuscì a diventare assessore, diciamo, in maggioranza partendo da una posizione di minoranza in circoscrizione. Un'anomalia un po', no? Assolutamente, devo dire che anche questo è un po' un orgoglio mio, nel senso che io all'epoca, come la destra storica era sempre, per molti anni era rimasta all'opposizione, quindi ero all'opposizione. Evidentemente, insomma, la gente mi ha riconosciuto questo lavoro che ho fatto per qualche anno, e per poi passare ad essere stato eletto con circa un migliaio di preferenze, per poi passare a fare l'assessore immediatamente nel mio primo mandato, quando il sindaco ancora era Tosi. 2017, dicevamo, l'occasione di ripresentarsi, ricomponendo con alcuni suoi, diciamo, colleghi battiti, creando questa nuova realtà
associativa, politica, e quindi poi l'occasione di rientrare a Palazzo Barbieri. Era più emozionato la prima volta nel 2012 o poi nel 2017? Sono state due cose diverse. Evidentemente la prima volta è stata un'esplosione, perché mi ritrovavo catapultato comunque a Palazzo Barbieri e per me era tutta una novità e una grande responsabilità. E quindi l'emozione è stata forte, è stata tantissima. La seconda volta noi abbiamo creato, come diceva lei, un percorso importante tra pochi colleghi, voglio ricordarli, perché uno è il sindaco Sbuarina, l'altro era Daniele Polato, Alessandro Montagna e ahimè purtroppo l'altro che è venuto a mancare qualche anno fa era Stefano Bertacco. Noi siamo riusciti a creare i presupposti di una riscossa, quindi è chiaro dal fondamento necessario che eravamo gente di centrodestra, ma poi creando questa associazione all'inizio e poi questo movimento Battiti ci ha permesso poi di vincere le elezioni. E quindi questa è stata un'ulteriore soddisfazione, una grande gioia, perché dal nulla, ci siamo ricreati. Devo dire che in molti avversari politici ci prendevano in giro perché ci dicevano ecco voi siete i battuti, gli sbattuti, insomma poi Battiti invece ha avuto un ruolo importante nella politica veronese. Assolutamente. È un ruolo importante, crescente, l'ha avuto anche lei, perché insomma si sono aggiunte via via nel tempo alcune deleghe, tra cui quella alla sicurezza, che ovviamente in questo momento è attenzionata dai cittadini in maniera molto appunto importante. Assolutamente, la delega alla sicurezza e alla protezione civile è giunta a seguito delle elezioni regionali, quindi il sindaco mi ha chiesto di coprire anche questo ruolo, l'ho fatto volentieri per soddisfazione, ma l'impegno è tantissimo e noi stiamo lavorando col comando della polizia locale, ma in sintonia con tutte le forze dell'ordine, col prefetto, con l'arma dei carabinieri e la polizia di Stato, su una città che comunque non ha particolari esigenze. È evidente che tutto si può migliorare, ma l'azione continua che facciamo quotidiana, soprattutto alla luce anche di una nuova spinta che adesso ha la città dopo la pandemia, insomma ci riconosce un grande lavoro. E bisogna dire che dobbiamo cercare di essere, come si dice, sul pezzo, lo facciamo tutti i giorni. Unità cinofila, adesso si parla anche di un potenziamento dell'organico della polizia locale, quindi avete cercato di dare delle risposte concrete in questo senso? Beh, assolutamente sì, due sono le nostre unità cinofile, stiamo lavorando per recuperare una terza unità che ci permette di controllare il territorio in maniera adeguata, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio della droga dal punto di vista giovanile, quindi noi facciamo una serie di interventi, sono la polizia locale, come saprà, è coordinata dal comandante Altamura, certo. E ovviamente anche l'assunzione di nuovi agenti ci imporrà sicuramente di controllare maggiormente il territorio. Per quanto riguarda la protezione civile, ricordiamo che Verona è il più importante hub del nord Italia per quanto riguarda l'emergenza ucraina e poi insomma ha dovuto affrontare anche l'emergenza Covid. È sicuramente un periodo intenso. Assolutamente, devo dire che questa città non si è fatto mancare nulla, perché vorrei ricordare anche quello che è stato l'alluvione del 2020, la bomba d'acqua. La bomba d'acqua, e quindi un grande lavoro per la nostra protezione civile, che ci ha permesso poi di gestire in maniera adeguata, credo, anche la questione della pandemia. Siamo stati la prima e unica città a portare famiglia per famiglia anche le mascherine quando ancora la situazione era molto complicata, perché non avevamo un patentino su come affrontare questo problema. Ci siamo costruiti strada facendo e devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro, ma non ci siamo, ripeto, fatti mancare nulla, perché appena finita la pandemia è scoppiata anche purtroppo questa triste guerra, e abbiamo la soddisfazione che siamo riusciti a creare in tempi velocissimi, con il sindaco che ha voluto fortemente questa cosa, creando un hub importante presso il quadrante Europa, dove abbiamo la sede di protezione civile nostra del comune di Verona. Altre deleghe importanti, ricordiamo le strade, l'arredo urbano, non si fa mancare... L'arredo urbano no. No, i giardini. Non si fa mancare nulla comunque. Non mi sono fatto mancare nulla, con un lavoro sicuramente che anche dal punto di vista fisico mi ha impegnato moltissimo. La mia mattina inizia alle 6.45 e finisce sicuramente non mai prima di mezzanotte, però devo dire che ci sono anche delle soddisfazioni, insomma, soddisfazioni quando riesci ad arrivare ad un risultato. È evidente che si può fare meglio, che si può fare di più, però in questi anni devo dire che abbiamo lavorato molto anche con le strade, come diceva.
mi permette di dare un dato, noi in questi 5 anni abbiamo investito più di 20 milioni di euro per cercare di coprire quelle che erano situazioni pregresse, difficili da sanare. Voglio ricordare che il comune di Verona ha circa 1200 km di strade e altrettanti marciapiedi. Significa, se noi mettiamo in fila le nostre strade del comune di Verona, si parte da Verona, si arriva a Reggio Calabria. Tanto per dire la necessità anche economica che serve per queste cose. E la pandemia non ha risparmiato nemmeno le amministrazioni comunali dal punto di vista economico. Ecco. Il 12 giugno Marco Padovani ovviamente ci sarà, con grande impegno, grande determinazione, convinto magari insomma, di poter proseguire il lavoro. E al di là di questo, quanto è bello, mi scusi la digressione, ma rivedere una città che sta ripartendo anche dal punto di vista turistico e che comunque dà delle risposte sempre in termini di sicurezza anche adeguate. Ma guardi, è bellissimo, ne parlavo ieri, proprio ieri, affacciandomi alla finestra con il sindaco, e guardavamo una piazza Bra che era gremitissima. In questi momenti, in questi giorni stanno partendo un sacco di eventi importanti a livello musicale, partirà l'opera lirica, voglio dire, è una città che rinasce. Il 29 arriverà il Giro d'Italia, una grande soddisfazione anche questa, perché anche il Giro d'Italia, Verona viene cercata proprio per queste manifestazioni importanti. E quindi è bello ripartire, dobbiamo farlo in maniera sicura, in maniera adeguata, però è bello vedere ripartire una città anche dal punto di vista economico, con i nostri commercianti. Ciò significa impegno e costanza per quanto riguarda il lavoro, sicuramente. Assessore Padovani, è stato un piacere chiacchierare con lei. In bocca al lupo per il 12 giugno. Grazie a voi. E ci vediamo presto. Grazie.